niente, Raffaele. Ora registriamo, tu continua. Posso farmi dare delle domande? Sì, sì, sì. Posso partire? Signori, buonasera e benvenuti al Palazzetto dello Sport, Città di Fondi di Via Mola di Santa Maria. Questa sera vi racconteremo le emozioni dell'incontro di Serie A Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Conversano Handball. Le squadre sono sul parquet, sono pronte a darsi battaglia sportivamente. Parlando, partiamo subito con due roster per dovere di ospitalità. Daremo prima il Conversano con l'1 Vicaro, 9 Paoloni, 10 De Giorgio, 11 Bransk, 12 il portiere di Gian Domenico, 17 Nelson, 18 Suig, 22 Alfarano, 25 Marrochi, 27 Iatemet, 29 Brobel, Giallo il 31, Lupo e il 33 e 77 Alessandro Savino, coach Alessandro Tarafino. Passiamo subito alla Banca Popolare di Fondi con il 5 Panza, 7 Miceli, 8 Orticelli, 10 Manoli, 11 Muccitelli, 14 Tagnete, il 16 il portiere Facundo Garcia, il 19 Di Luca, il 22 De Torre, il 27 Livoli, il 29 Speranza, il 30 Trani, il 38 Arena, il 46 Lofti, Mahmoud e Sabag, 61 Di Biasio, il 99 Frai Hamza, il coach Giacinto De Santis. In questi primi 30 minuti di gioco il Conversano attaccherà da sinistra verso destra dal vostro punto di osservazione. Quindi siamo pronti per raccontarvi questa partita, una partita fondamentale soprattutto per il Conversano per mantenere la scia della capolista Bressanone. Il Conversano è reduce da due scudetti di fila, nel 2020-2021 ha addirittura effettuato il triplete con campionato Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Quest'anno il Bressanone la sta facendo da padrone in campionato, ma diciamo che il Conversano attende il momento giusto di playoff. Intanto si è partiti in questo momento con la partita, con il Conversano con il primo possesso di palla. I giocatori passano la palla per cominciare a prendere dimestichezza con la sfera. Il Conversano che gestisce questo primo attacco quando sono passati esattamente 30 secondi dall'inizio della partita. Gli ospiti in maglia bianca con i colori oro, ed è veramente difficilissimo riuscire a capire la numerazione dei giocatori. Attenzione al numero 29, Brobel, poi il primo tiro del Conversano e la parata del portiere Facundo. Primo attacco per il Fondi con Cagnetti che scarica subito verso un compagno, c'è un 9 metri subito per i padroni di casa. Primi palleggi anche per prendere confidenza con la palla, e Sabag gira la palla il Fondi con Vanoli, poi Hamza, la finta, ancora Cagnetti, scarica ancora per Vanoli, ancora Cagnetti, può andare al tiro e la palla che termina fuori. Il primo attacco del Fondi anche non è andato a buon fine. Attenzione al Conversano in attacco. Conversano, squadra fortissima questa sera, sicuramente ci divertiremo qui alla Via Mola di Santa Maria. C'è un tocco con il piede di El Sabag, c'è un'ammonizione per il pivot della formazione di coach De Santis, quindi dopo due minuti circa di gioco. E potete ancora fermo sullo 0-0 con il Conversano in attacco con Marrochi.
scambio di palla tra i giocatori ospiti in cerca del percuso Nelson. Ora Nelson che prova una finta, poi lo scarica ancora verso Marroggi, poi invece c'è un 9 metri per in favore del Conversano. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 quando sono passati esattamente 3 minuti di gioco dall'inizio della partita. Dicevamo che questa partita è importantissima soprattutto per il Conversano per mantenere la scia del Bressanone. Mentre per il Fondi è reduce da una sconfitta brutta e soprattutto siamo diretti ingiustificata sul campo del Romagna in quel di Imola, una sconfitta maturata negli ultimi 90 secondi di gara, una partita che la formazione di Coach De Santis poteva benissimo portare a casa, invece siamo qui a raccontarvi di una sconfitta che ha veramente destabilizzato la squadra di Coach De Santis, perché erano due punti importantissimi in chiave da salvezza. Un passi di Vanoli, attenzione all'attacco del Conversano che però perde palla. Siamo ancora sullo 0-0, sono passati 4 minuti di gioco in questo momento, mancano 20 secondi al quarto minuto, ancora una palla in attacco del Fondi, ancora un attacco del Conversano, questa volta con il numero 17 Nelson nella sbaglia, ancora un errore del Conversano, due attacchi di fila del Conversano in contropiede, due errori, anche due errori da parte del Fondi con due falli in attacco. Intanto adesso per la squadra del Coach De Santis prova a gestire la palla, diciamo della sconfitta in quella di Romagna ad Imola, una sconfitta che ha veramente messo in crisi anche i calcoli di salvezza della formazione di Coach De Santis. Oggi l'impegno è veramente improbo contro il Conversano. Intanto il Fondi attacca con Arena e Sabag si muove senza palla, buona la conclusione di Cagnetta, ma c'è il rimpallo della palla dai giocatori del Conversano. Nel frattempo il portiere di Gian Domenico va a cercare di asciugare la palla, c'è un giocatore del Conversano che è a terra, speriamo nulla di grave. Intanto sono passati 4 minuti e mezzo, il punteggio è ancora in esito fermo sullo 0-0. Intanto i giocatori in campo si scambiano la palla anche per prendere confidenza poi con il palleggio della stessa. Quindi intanto è entrato anche in campo per la squadra di casa il capitano De Torre, giocatore di lunga militanza con la maglia rosso-blu. 4 minuti e mezzo dall'inizio della partita, il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Vi ripetiamo nuovamente i due roster per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora: il Conversano con l'1 Di Caro, il 9 Paoloni, il 10 Di Giorgio, l'11 Bransk, il 12 il portiere di Gian Domenico, 17 Nelson, 18 Suid, 22 Alfarano, 25 Marroti, 27 Iacemet, 29 Vrobel, Giallo con il 31, Lupo il capitano con il 33 e 77 Savino. Mentre per quanto riguarda la formazione di Coach De Santis, 5 Panza, 7 Miceli, 8 Orticelli, 10 Manoli, 11 Muzzicelli, 14 Cagnete, 16 Facundo Garcia, De Luca con il 19, 22 con De Torre, 27 Rivoli, 29 Speranza, 30 Trani, 38 Arena, 46 Lofti, Mahmoud El Sabag, 61 Di Biasio e 99 Fra e Hamza. Quindi sembra che ci sia ancora qualche problema riguardo al giocatore del Conversano rimasto a terra. Noi attendiamo che possa ripartire la partita. Temperature che comunque stanno cominciando a riscaldarsi in quel di Fondi. Quest'oggi era un clima tipicamente primaverile. Intanto il giocatore del Conversano rimasto a terra sembra rimettersi in sesto con un po' di difficoltà. C'è l'applauso del pubblico di casa ed è importante anche questi tipi di gesti che sicuramente stemperano la tensione sul campo, soprattutto la tensione del gioco del Conversano, che adesso hanno un compagno a terra.
dicevamo, per il Conversano che è due volte campione d'Italia, mentre il Fondi è una neopromossa dopo essere scesa in Serie A2, quest'anno è ritornata in Serie A Gold, a dire il vero la Serie A2 adesso si chiama Serie A Silver, quindi la chiameremo con il suo vero nome, la Serie A Silver, ed è rientrata subito in Serie A Gold, vincendo anche la Coppa Italia di categoria lo scorso maggio in quel di Chieti. Lasciare la coppa il capitano De Torre, quindi gli arbitri danno il fischio per poter ripartire, si attende soltanto, ecco, che sia ripartito con il cronometro il Conversano, che ha il possesso della palla con il numero 11, aspetta, con il numero 11 Brans, che è ancora lui insieme a Di Giorgio. Attenzione a Di Giorgio, lo scarico per... è ancora un errore, però c'è un 7 metri per un fallo all'interno della lunetta che delimita i 7 metri. Qui sarà un tiro di rigore per il Conversano, probabilmente la battuta andrà il numero 25 Marroggi. Ed va a segno del primo gol della partita dopo esattamente 5 minuti e mezzo di gara, quasi un inedito per uno sport veloce e dinamico come lo è la pallamano. Quindi il Fondi riparte con il possesso palla di Arena per il numero 14 Cagnete, ancora Arena, si muove intanto Miceli, attenzione ad Arena, Hamza, la finta del Tunisino, e c'è un 9 metri per il Fondi, El Sabag subito per Arena. Ora Hamza per Cagnete, la palla che poco non veniva a terra, buono il movimento di Cagnete, era bravissimo di San Domenico. C'è un 9 metri per il Fondi, nel frattempo c'era stato un fallo ai danni del pivot e Sabag che va a posizionarsi a fare a sportellate con la difesa pugliese. Arena ancora per Cagnete, si muove anche Miceli e Sabag rimane più defilato. Arena cerca lo spazio, poi scarica per Hamza che ha difficoltà nel riuscire a muoversi, però nel frattempo subisce fallo. Ci sarà ancora un 9 metri per la formazione di coach De Santis, 7 minuti di gioco, inizio del punteggio 1-0 Conversano. Qui c'è ancora un probabile fallo su Sabag, ma gli arbitri non ravvisano regolarità e può ripartire la formazione pugliese. Qui buono, ieri un gran bel gol. Per il Conversano e Sabag si muove adesso all'attacco di casa, vediamo se il Fondi riesce a realizzare la prima rete della partita. È bella parata qui di Gian Domenico, una gran parata sulla conclusione di Cagnete. Qui buono il passaggio, però poi recupera la palla alla formazione di De Sanchez con Arena. No, che errore di Arena, erroraccio, il Conversano può partire in contropiede andando a segnare il 3-0 dopo 8 minuti, quindi dopo 5 minuti di nulla sono arrivate 3 reti in meno di un minuto e mezzo per il Conversano, che adesso comincia a fare subito la partita. Diciamolo chiaramente, il pronostico è chiuso, tutto a favore del Conversano. Per i Fondi sarà importante soprattutto riuscire a mantenere la calma qualora il punteggio dovesse diventare anche insostenibile, però è importante in questo momento soprattutto cercare di limitare i danni contro una squadra come il Conversano. Arena, ancora Hamza, Arena giocatore talentuoso, qui bravo, la gita a scaricare per
Amsa ancora un 7 metri per il Fondi, che è subito Cagnetti che è a 194 gol, a 6 gol dalle 200 realizzazioni. Arriva in porta il portiere di riserva del Conversano. Vediamo se riuscirà a ipnotizzare Cagnete. No, quindi c'è il gol con il portiere di Caro, che quindi ritorna in panchina, ritorna tra i suoi pali il portiere di Gian Domenico. Intanto il Conversano attacca con Vrobel, poi ancora la palla per Bransk. Primo gol del Fondi dopo 9 minuti di gioco. Attenzione, qui la palla persa dal Conversano, leggerezze che si pagano. Questa attenzione a Miceli, bel gol di Miceli, bel gol, 3-2. Errore comunque del Conversano, subito pulito. Se ci fosse sempre questa cattiveria da parte del Fondi nel recuperare palla, sarebbe... Non funziona. Dicevamo, se ci fosse sempre questa determinazione nel Fondi. Qui arriva il gol del 4-2 del Conversano. Dicevamo, questa determinazione del Fondi portasse sempre ad un gol, ma questa era forse la stagione di rosso-blu, sarebbe probabilmente anche diversa. Qui c'è un tiro di rigore per i padroni di casa, c'è anche un probabile 2 minuti per il giocatore del Conversano, che si va a sedere in panchina. Sempre il portiere Di Caro che entra quando si tratta di tiri di rigore. Il punteggio, ricordiamo, è 4-2 Conversano. Però c'è Cagnete dai 7 metri pronto a sfidare Di Caro. La prima volta il portiere pugliese è stato sconfitto. Vediamo invece stavolta Cagnete a segno, 3-4 per il Conversano, 2 gol di Cagnete, 1 di Arena, facile anche il conteggio. Ritorna in possesso la formazione di coach Tarafino con il numero 29 Vrobel, poi il Bransk, ancora Vrobel, Bransk, lo scambio tra i giocatori del Conversano. 2 pivot, adesso attenzione, si muove bene l'attacco del Conversano, è bravissimo qui Facundo, però ci sono parecchi errori da parte del Conversano, e qui è un bel gol, e qui è un bel gol, no, è stato annullato, quindi però è bello anche il tiro, no, era gol, quindi 4 pari. A 4 per il Conversano, quando siamo al 12° minuto, la partita è velocissima, sono passati 12 minuti e non ce ne siamo neanche accorti. Perché comunque rimane piacevole con una capacità di schemi di attacco da parte del Conversano, che è un piacere anche per potervi raccontare. Buono il passaggio per 9 metri per il Conversano. meraviglioso gol di Vrobel. Non era gol, quindi è
5-3 Conversano, quindi il punteggio. Arena, si difende bene il Conversano, qui c'è però un fallo in attacco di Hamza. Attenzione, perché se si aprono queste praterie per il Conversano poi diventa difficilissimo anche mantenere la calma. Intanto arriva il, ancora una palla persa dal Fondi, 6-3 Conversano. Qui buono il recupero del Fondi con Micheli. Arena decide di ragionarci su. Cagnete, Fondi scelta di rallentare ritmi. Certamente il Conversano, quando va ad attaccare, è veramente una macchina da guerra. Ci scuserete se usiamo un linguaggio un po' più colorito, ma diciamo che dà la sensazione proprio di essere un'armata invincibile questo Conversano. Rientra intanto De Torre sul parcheggio. Ah, era buona l'azione che stava portando al tiro Arena, dice stiamo calmi. Qui sull'esterno, rete 4-6, tutto sommato il Fondi continua a restare a galla, però rivediamo, oggi è soprattutto un piacere per chi ama la palla a mano. Intanto c'è un time out, probabilmente chiamato da... no, non c'è nessuno, no, vediamo cosa è successo, probabilmente devono cambiare la palla, ecco. Ecco cosa era accaduto. Ed è Nelson. Che prende subito confidenza con la presa della palla tra le mani. È una nuova palla, quindi presa confidenza dei giocatori con la stessa. Cambio di pallici giusto per prendere confidenza, e quindi riparte l'attacco del Conversano. Attenzione a questo nuovo attacco degli ospiti, e c'è bel gol. 7-4 Conversano. Partita che tutto sommato si sta rivelando anche piacevole da commentare. Conversano. Applausi per la squadra di Garafino. E allora veramente gran spettacolo questo della formazione pugliese, quando mette il piede sull'acceleratore non ce n'è per nessuno. Sicuramente è importante per il Fondi anche combattere. Questo è un gran gol, questo è un gran gol di Tagnete, dare il merito al capocannoniere del campionato. 196 realizzazioni per 197 realizzazioni per lui, siamo a 3 gol dalle 200 reti per Cagnete. Ecco, c'è un bellissimo gol a incrociare sul palo lungo di Gian Domenico, non ci sarebbe mai potuto arrivare. Punteggio quindi 5-7 per il Conversano. Quelle pugliesi in attacco quando si muovono sono veramente un bel vedere. Attenzione sull'ala, qui è bravissimo però stavolta Facundo. La differenza di valore in campo è abissale, e qui però c'è un fallo in attacco subito ravvisato dagli arbitri. Fuori partita il Conversano. Dicevamo, la partita è a pronostico chiuso, però è importante avere Fondi anche competere contro avversari per, simili, anche per poter acquisire esperienza e coraggio per il futuro di ogni giocatore del roster di coach De Santis, a cui auguriamo ovviamente a ogni giocatore dell'HC Fondi un futuro roseo in questo sport meraviglioso che è la pallamano. E qui buono l'intervento di De Torre, 7-5 per il Conversano.
quasi 18esimo minuto del primo tempo. Oh, qui che bella, però ancora bravissimo Facundo, e ancora, però c'è un 7 metri per il Tombestano, si arrabbia la panchina Fondana. 17-49, punteggio 7-5 con Bersani. È una bella partita. Il Foggia tutto sommato se la sta giocando anche a viso aperto, senza timori reverenziali. Però rimane che quando il Bersani parte con il piede sull'acceleratore è veramente un bel vedere, soprattutto per chi ama la palla a mano, magari per chi quest'oggi si starà collegando per la prima volta ad osservare le immagini di una partita di palla a mano, sicuramente si starà godendo un grande spettacolo da parte della formazione di coach Carafino. Fondi sotto di tre, ma tutto sommato, come dicevamo, sta giocando senza timori reverenziali. È importante anche questo, si acquisisce sicuramente quel bagaglio di esperienza utile per le prossime giornate di campionato. Fondi avrà un trittico tutto sommato alla portata tra Carpi, Campus Italia e poi la trasferta in terra di Sicilia contro il Siracusa. Quella sarà veramente la partita decisiva per i ragazzi di Corso De Santis. All'andata il Fondi ha battuto il team network Albatros Siracusa, ma sarà importante riuscire ad espugnare il palazzetto dello sport a Recuso. Qui il tiro di Tagliete, vediamo cosa è accaduto. Quindi era un fallo in attacco e si può ripartire quindi con il Conversano, che è pronto a mantenere il possesso. C'era un applauso ironico probabilmente del presidente dell'HC Fondi Marco De Meo, ex giocatore del sodalizio Fondano, parliamo degli anni 80. Ora il Conversano in attacco, va bene, il giocatore di ospiti, qui però viene a perdere una palla il Conversano. Buono il recupero di Cagnese, anche in difesa il gaucho argentino fa sentire la sua presenza. Vanoli, Hamza, è arrivato anche De Luca in campo, un quintetto un po' più veloce adesso per coach De Santis. De Torre, Hamza, Vanoli, può andare a tirare però poi subisce fallo. 9 metri per il Fondi, buona la prova del Fondi fino ad ora, quasi il 20esimo in questo momento. Applausi alla squadra di coach De Santis per come sta comunque conducendo questa partita. C'è un fallo su Arena, si dice all'avversario: mi hai tirato la maglia, che cosa vuoi? C'è quindi un 2 minuti per il giocatore del Conversano. Certamente le maglie, i numeri color oro favoriscono certamente gli arbitri, ma non noi. A questa distanza è veramente difficile riuscire a riconoscere i numeri di maglia del giocatore del Conversano. Qui un brutto errore in fase d'attacco del Fondi. Non ci stancheremo di ripetere, fino ad ora ottima la prestazione dei ragazzi di Corte Santos. Il punteggio li vede sotto di 3, 8-5 come parziale. Però va fatto sicuramente un applauso a loro per come stanno comunque conducendo la partita. È importante anche questo, acquisirsi fiducia anche attraverso questi piccoli dettagli, quella fiducia che purtroppo dopo la sconfitta con Romagna è venuta meno. Però quest'oggi i ragazzi di coach De Santis stanno disputando una signora partita contro un avversario di spessore come il Conversano,
e ce la stanno giocando veramente a viso aperto qui, che bello il gol di Vanoli, 6-8, che bella partita, lasciatecelo dire, che bella partita, veramente una partita piacevole anche da raccontare, e sono passati 22 minuti di gioco e sempre Bransk a muovere le catene dell'attacco del Conversano. Ora per Nelson, molto fortissimo il gol del Conversano, è veramente un piacere commentarvi questa partita per le piattaforme Eleven Sport. Qui Nelson poi fa cadere anche De Torre, pacca sulla spalla tra i due, non è successo nulla, 9 metri per il Conversano. Pista degli arbitri, si può ripartire, 22esimo minuto del primo tempo, 6-8 Conversano, ma che bella partita, e attenzione al gol del Conversano, 9-6 per i pugliesi di Tosce d'Arafino, veramente una bella 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 partita, è un piacere potervela raccontare questa sera. Vanoli, Arena, ancora Cagnete, Vanoli, El Sabag, Arena, è rientrato il pivot di origini egiziane, qui si muove bene l'attacco del Fondi, poi perdono l'attimo, e volevo farvi notare di come sia veramente una questione di 10 millisecondi tra il movimento e il tiro, e alle volte anche il difensore ha imparato questo tipo di movimenti, e basta semplicemente un'esitazione di una frazione di secondo perché il difensore abbia preso il tempo ti impedisca poi di trovare una conclusione. Bellissimo, bellissimo, dicevamo, una conclusione a botta sicura contro il portiere, qui vabbè è successo quello che stavamo dicendo, poi un attimo dopo Cagnetti è più reattivo del difensore del Conversano, andato a segnare il 9-7 per i pugliesi, 24esimo ormai della prima parte della gara, guardiamo la pallamano, sono due tempi da 30 minuti con l'attacco dei pugliesi che comunque stanno facendo una partita di spessore, mamma mia, mamma mia, doppia cifra quindi per i pugliesi in questo momento, siamo al 24esimo del primo tempo, 10-7 Conversano, ma tutte e due stanno facendo una partita meravigliosa, se si mantengono questi livelli nel secondo tempo ci divertiremo ancora di più. Qui Miceli muove senza palla e va a raccogliere, che gol Vanoli, che gol, 8-10 Conversano. Però attenzione, c'è un 2 minuti per il Sabag che non capisce la decisione degli arbitri, e questo proprio non ci voleva, questo 2 minuti per il pivot di casa, soprattutto in un momento importante per della partita per i ragazzi di Coach Casati, che comunque stanno acquisendo quella fiducia per giocarsela alla pari contro il Conversano. Continua a discutere il Sabag spiegando le sue ragioni alla panchina, è molto arrabbiato il Sabag, dicevamo si acquisisce quella fiducia per potersela giocare contro il Conversano. Soprattutto in prospettiva delle prossime tre partite, ricordiamo contro il Campus Italia, il Carpi e il Siracusa, il Fondi avrà bisogno soprattutto di tanta tanta fiducia e soprattutto maggiore determinazione, quella che è mancata nel finale in quel di Imola contro il Romagna, che contro il Rossoblu ha conquistato la prima vittoria in campionato. Siamo al 25esimo della prima frazione.
10-8 con Versano. Oggi vi stiamo veramente raccontando una partita piacevole ed emozionante, perché nonostante il Conversano acceleri in, c'è un time out chiamato dal coach De Santis, dicevamo, nonostante il Conversano acceleri in maniera anche spaventosa, il fondo comunque tiene botta, ci sono anche tanti errori da parte dei bianchi ospiti che adesso sono accanto a coach Tarafino, tanti gli errori anche degli avanti del Conversano, e il Fondi non si è intimorito, anzi sta sicuramente gettando il cuore oltre l'ostacolo, come si direbbe in questi casi, dimostrando comunque una solidità mentale che soprattutto fa ben sperare in vista dei prossimi incontri che vedranno protagonisti ragazzi di coach De Santis, come abbiamo detto, Campus Italia, Carpi e Siracusa. Quella che è importantissima è la trasferta in terra di Sicilia. Andare a vincere lì sarebbe mettere una serie ipoteca poi al poter stavalcare i siciliani, che in caso di arrivo a parità di punti, cioè poi andrebbero a valere i scontri diretti, due vittorie su due contro i siciliani sarebbero sicuramente molto molto importanti. Quindi adesso andiamo a raccontarvi gli ultimi 5 minuti scarsi della prima frazione con il possesso palla per il Fondi. Conversano fa tutto un altro campionato, quindi a loro la testa è ai playoff, però c'è sempre da giocarsela, perché tra loro il Fressano, il Bolzano e il Fasano, c'è sempre, e oltre Bressanone ovviamente, c'è sempre molto molto da discutere. Attenzione ad Hamza, oh, peccato, l'avevamo vista dentro, il Fondi è con un uomo in meno, quindi deve anche accusare il colpo, maglie un po' più larghe per il rosso-blu. Come sanno che però non ha fretta. Sette metri lui, però sì, il pubblico protesta perché non sembrava un 7 metri, gli arbitri però sono irremovibili. 26 minuti e mezzo del primo tempo. Tiro di rigore per il Conversano. Sulla palla andrà il giocatore con la maglia. Certo che mettere il numero di oro sulla maglia bianca è veramente un capolavoro. 11-8 per il Conversano. Intanto rientra il Sabag dopo i due minuti di sospensione. Qualcuno del pubblico si arrabbia con gli arbitri. Attenzione a Tagnete sull'ala, però poi subito viene il pubblico chiuso. Hamza, Arena, 9 metri per il Fondi, 2 minuti poco più alla fine del primo tempo, al suono della sirena che sancerà la fine del primo tempo. Oh, che gol, che gol! Oh, oh, oh. 9-11 Conversano. Che bel gol, mamma mia! 11-9 per i pugliesi. Fondi che sta disputando una gran partita, e questo è, va sicuramente sottolineato. Anche il Conversano quando attacca veramente, come dicevamo prima, è immaginifico, ecco, mettiamola così. Buono questo movimento. Era un probabile un passi, qui però c'è un fallo di Hamza, però non
ritiri di aver commesso nessun fallo. Tanto c'è ancora un 7 metri per il Conversano. Andrà Marrochi al provare a realizzare questo gol contro Facundo. Manoli è pronto ad un'eventuale respinta del proprio compagno di squadra. Parata! Parata di Facundo che batte il 5 sopra il parco del Viamolo di Santa Maria. Ancora extra player per il Fondi ed entra Cagnete. Bella, bella, bella partita veramente, bella partita. Poi magari finirà, come si dice in questi casi, tanto a poco, però fino ad ora la partita è veramente in equilibrio ed è anche piacevole da vedere e soprattutto da raccontare per voi appassionati di pallamano. La piattaforma Eleven Sport. Claro Piarina, ancora un fallo dei difensori del Conversano. Niente, Arena, ancora un fallo dei giocatori del Conversano. Questa volta è la conclusione deviata. Non fanno in tempo i giocatori del Fondi a poter tirare. Finisce qui quindi il primo tempo della partita tra HC Banco Popolare di Fondi e il Conversano Handball, con i pugliesi che adesso vanno ad accerchiare gli arbitri. Dicevamo del punteggio che vede i bianchi con i pantaloncini neri del Conversano avanti per 11-9. Noi vediamo appuntamento fra poco per le emozioni del secondo tempo. Quindi ritorniamo in presa diretta dal Viamola di Santa Maria per raccontarvi l'incontro di pallamano di Serie A Gold maschile tra HC Banca Popolare di Fondi e il Conversano. I primi 30 minuti si sono conclusi sul punteggio di 11-9 per i pugliesi, ma va soprattutto raccontato la bella partita che abbiamo potuto vedere insieme a voi. E soprattutto stiamo assistendo veramente ad un incontro piacevole, si avvicina sicuramente il pubblico ad uno sport meraviglioso, come dicevamo, come la stessa pallamano. Intanto la palla è addirittura finita negli spogliatoi. Il portiere di Gian Domenico deve andare a rincorrere la palla, è riuscito finita a recuperarla. Si può ripartire quindi con il Conversano in possesso palla. Quindi dicevamo, primo tempo piacevole, Fondi che è rimasto in partita, è ancora in partita nonostante sia sotto, ma soltanto i due gol. Pronostico è chiuso, questo è innegabile, però credere ai sogni non costa nulla, perché il Conversano quando ha attaccato in maniera massiccia è stato veramente un piacere vederlo, però in Fondi tutto sommato ha anche sfruttato gli errori del Conversano, come in questo caso un 2 contro 2 Arena lo stando con Manoli, no, con De Luca, il 10-11, quando siamo dopo neanche quasi 2 minuti del secondo tempo, probabilmente anche psicologicamente il Conversano sta
sottovalutando la partita con il Fondi, e il Fondi che però sta disputando una partita coscienziosa, ecco, probabilmente questo è il termine giusto, coscienziosa, anche in questo caso un errore degli ospiti e poi ripartire Tagnete, dando il tempo alla difesa del Conversano di potersi piazzare. Dicevamo, una partita coscienziosa da parte dei ragazzi di Doc De Santis, che stanno giocando in maniera diligente, cercando di non strafare e soprattutto limitando dove sia possibile i tanti errori che poi diventano dei macigni, dettagli di cui abbiamo parlato spesso con Coach De Santis durante le interviste post partita. Qui Tagnete ha un varco, Arena, attenzione a Vanoli, 9 metri per il Fondi. Fondi che ha addirittura la palla del pareggio, lo stiamo notando soltanto adesso, vi chiediamo anche scusa. Arena, Cagnete, ancora Micheli, poi va Arena, la palla però qui è persa, che vogliono di casa, è una delle palle perse, quindi questo è un problema poi nell'economia di una partita, e qui buona la conclusione, ma palla terminata. Può ripartire il Fondi, tre attacchi per il Conversano, tre errori, ancora un errore, un erroraccio per il Fondi, è deluta. Intanto c'è un time out chiamato probabilmente dal Conversano, che vuole insomma cercare di capire che cosa stia accadendo, perché è vero che i valori sul parquet sono abbastanza evidenti, però poi va sicuramente confermato con una prestazione degna di questo nome. Non che il Conversano stia giocando male, ma è il Fondi che, come dicevamo prima, sta disputando una partita diligente, attenta, e peccato per qualche errore in fase di possesso palla, però la partita fino ad ora è veramente piacevole da raccontare. Vediamo cosa accadrà in questi ultimi 26 minuti e mezzo di gioco. Certamente questa sera possiamo dire che il Fondi sta giocando veramente una bella, bella partita. Aspettiamo che riprenda il secondo tempo. Forse De Santis carica i suoi, vuole giocarsela ed è anche giusto così, perché la partita si sta mantenendo su ritmi che fino ad ora insomma sono consoni al roster di coach De Santis. Torniamo a ripetere, quando il Conversano attacca è difficile anche riuscire a reggere il loro impeto, però poi commettono anche qualche errore, probabilmente anche dettato dalla superficialità in alcuni casi, e il Fondi sta tirando fuori la testa del gusto, e chi lo sa, e chi lo sa, mettiamola così. Attacco Conversano dopo un 9 metri, buono qui il movimento, una palla ancora persa dal Conversano, 4 attacchi di fila del Conversano, 4 errori e pesante. Tarafino si comincia ad arrabbiarsi, ne ha ben donde, continua a parlare proprio di errori, di palle perse, emblematico il suo gesto dalla panchina. Hamza sull'ala per Genuta, sette metri per il Fondi per il fallo su De Luca, che si è conquistato un ottimo fallo. De Luca un po' in ombra questa sera, e ancora il gol del pareggio, il gol del pareggio di Tagnete, 11 pari, 5 minuti del secondo tempo,
3-0 Fondi il parziale. 3-0 Fondi, gran partita, 2-0 Fondi, che c'era scritto con l'1-19. 2-0 Fondi il parziale. Conversano che in questo secondo tempo non ha realizzato neanche un gol. Conversano sta giocando con il fuoco, attenzione al Fondi che potrebbe giocare anche un brutto scherzo. Adesso i Puglietti cominciano a far girare velocemente la palla. Bene, il pubblico si scalda. Forse Sanchez, la partita Fondana è un piacere. Qui arriva il gol del Conversano che va, torna in vantaggio, però va sicuramente dato merito al Fondi di aver raggiunto il pareggio. Adesso ancora la palla di un altro possibile pareggio. È veramente una bella bella partita. 6 minuti del secondo tempo, 12 Conversano, 11 Fondi, il punteggio è basso, ma il Conversano in questi primi 6 minuti del secondo tempo ha segnato soltanto un gol. Adesso è un possesso palla più ragionato questo del Fondi. Cagnete, poi è sbagliata la palla persa da Vanoli, un'altra palla persa dal Fondi. Pressing quasi a tutto campo dei giocatori di Coach De Sanchez sull'ala. Applausi, applausi, applausi. Gran gol. ...13-11 Conversano... e gol. Vanoli, Cagnete hanno compreso il movimento che fa Cagnete, il giocatore del Conversano. Tanto due arbitri, che sono due arbitri di donna, attenzione. Rossi De Santis viene ammonito dagli arbitri, come dicevamo sono due arbitri donna. Ci sono anche le vecchie glorie della pallamano Fondana in tribuna che si arrabbiano, la passione poi non muore mai, neanche quando si è allattato la palla a mano da tanti tanti anni. Ecco, il sacro fuoco che poi è il sale della vita. Torniamo però alla cronaca diretta dalla piattaforma di Element Sport, tra l'incontro di pallamano che si era colto maschile tra HC Banco Popolare di Fondi e il Conversano Handball. Attenzione, mamma mia, quando accadrà il Conversano è veramente ingiocabile. Qui un attacco, mamma mia, a far vedere ai ragazzini, non tanto per insegnare la tattica che non serve a nulla almeno fino ad una certa età, ma proprio per dimostrare la bellezza e soprattutto le ragioni che hanno spinto quel bambino a scegliere questo sport al posto di un altro. Un gran gol veramente. 2 minuti e mezzo il Conversano. Oh, 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 oh. Cagnete 12-14. Che bella partita, ragazzi, veramente una bella partita quella che vi stiamo raccontando questa sera dal palazzetto dello sport Città di Fondi di Via Mola di Santa Maria. Fischia il pubblico, il clima è proprio quello giusto per una gran partita di pallamano. Attenzione, qui c'è un passi e il pubblico applaude in maniera ironica la scelta degli arbitri che dal loro punto di vista finalmente ne hanno accettata una. De Luca, Hamza, però il Fondi è in partita, siamo a 40 minuti di gara e il Fondi sta giocando alla pari col Conversano. Chiariamo, il Conversano quando attacca in maniera decisa 9 volte su 10 gol. Qui attenzione a... sì, però vedi,
questa palla persa, questo attacco non sfruttato da De Luca, e questi sono gli errori che poi ti condannano. Ancora una palla persa in attacco, ancora un altro errore. No, gli arbitri dicono che bisognava ripartire da più indietro. Ecco, sono anche questioni di Nana Caprina, mettiamola così, va bene così, va bene così. E si arrabbiano i giocatori di casa, si arrabbiano. Dicevamo, quando il Conversano attacca 9 volte su 10 è un pericolo imminente, però il Fondi sta sfruttando i tanti errori in fase d'attacco del Conversano. E Torce Carafino è parecchio arrabbiato, qui un altro sfondamento. Sono tanti, erano troppi, troppi, troppi gli errori. Il Fondi sta perdendo un po' di quella tempra, di quella fiducia che nel primo tempo è stata la sua arma in più al cospetto di una squadra come il Conversano. Peccato, perché in questo secondo tempo sono più errori sia da una parte che dall'altra, ma certamente quando il Conversano attacca non ce n'è per nessuno. Tre pari il parziale in questo secondo tempo. Attenzione. Ancora un altro gol del Conversano che ritorna a più 3. 15-12, attenzione a Cagnete per Hamza, il movimento del tunisino è ben studiato dai difensori ospiti, che però spengono un 9 metri. Ancora un errore in fase d'attacco del Fondi. Probabilmente gli arbitri nel voler cercare di essere il più pignoli possibile stanno facendo deragliare la partita, ed è un vero peccato perché fino ad ora la partita è stata veramente molto molto piacevole, però probabilmente alcune pignolerie gli arbitri potrebbero anche evitarle. Intanto arriva un gran gol il 16-12 Conversano, e probabilmente questo solco di 4 gol che poi è il massimo vantaggio in questo momento della partita da parte dei pugliesi, è anche dipeso dal nervosismo che stanno creando alcune scelte arbitrali, soprattutto in giocatori giovani come quelli di Coach De Santis. Ancora un 9 metri, applaudono in maniera ironica i tifosi di casa a questa decisione degli arbitri. Siamo al 12° del secondo tempo, però che bella partita. Ancora un errore di Hamza, ancora un errore di Hamza, e più 5 per il Conversano. 17-12, ecco, probabilmente sono queste pignolerie che gli arbitri, adesso c'è un time out chiamato dal coach De Santis, diciamo probabilmente sono anche queste pignolerie che poi tendono a far deragliare il sistema nervoso dei giocatori sul parquet. Facundo è arrabbiato probabilmente anche per alcune parate che potevano essere possibili. Dicevamo, qui a Fondi la temperatura sta cominciando a salire negli ultimi giorni, c'è una temperatura che è probabilmente più primaverile rispetto al solito. Il commissario di sedia ha rimproverato un giocatore del Fondi invitandolo ad allontanare, sì, mentre parlava con il capo arbitro. Adesso il capo arbitro va a parlare con il suo collega, hanno ricevuto le indicazioni. Intanto il possesso palla per il Fondi si riparte dal 17-12 dopo il gol realizzato dagli ospiti. Peccato, peccato veramente. 12 minuti e mezzo, 5 gol di vantaggio per il Conversano sono veramente tanti. Il Fondi ne ha saputo recuperarne anche 3, adesso vediamo se sarà in grado di recuperarne addirittura 5. Sembra questo essere, anche se manca ancora
più di un quarto d'ora alla fine. Sembra essere questo il gap decisivo, però staremo a vedere. Teniamoci il condizionale perché poi nella palla a mano tutto può accadere. Vediamo che i valori non tanto sono quelli che sono. 9 metri per il Fondi, questo però certamente non va a discapito della prestazione del Fondi, che rimane più che ottima. Sembra il Coversano ha voluto giocare con il fuoco, sì, un altro errore in fase d'attacco. E Corsi da Santis allarga le braccia, arrabbiatissimo con i suoi. Ora il Coversano è una cosa, un fallo in attacco dei pugliesi. Se basterebbe semplicemente tornare a giocare in maniera giudiziosa per i ragazzi di Corsi da Santis, per provare a riequilibrare, almeno per mantenere la partita in equilibrio, però poi ci sono degli errori veramente marginali che fanno però la differenza nel computo di una partita che fino al 5 minuti fa, 5 minuti ovviamente di partita, Fondi stava giocando veramente molto molto bene. Poi alcune scelte arbitrali hanno allentato la tensione nervosa e l'equilibrio in campo dei ragazzi di Corsi De Santis. Il resto è storia, con il Coversano avanti di 5. Si alza, si muove, poi ancora un 9 metri per i padroni di casa. Manca ormai quasi un quarto d'ora alla fine della partita. Girando la sostituzione, ricordiamo che nella palla a mano le sostituzioni sono libere, senza limiti. Ora un 9 metri per i padroni di casa, spostano le catene i giocatori di Coach De Santis, provando a sfondare. Oh, qui Cagnete colpisce il ginocchio di un giocatore del Coversano. C'è ancora un 9 metri per il Fondi. Fondi adesso sembra... Ragazzi, giù il cappello di fronte a Cagnete, giù il cappello, giocatore meraviglioso, il vero trascinatore di questa squadra, sotto di 4, sotto di 5, tira fuori dal cilindro un colpo da maestro, altro errore del Coversano. Sarafino è arrabbiato, ha la scelta di mantenere la calma, chi meglio di lui conosce i suoi ragazzi e può capire che può anche accadere che contro un avversario nettamente inferiore si possa allentare la tensione agonistica. Nonostante questo il Fondi continua... No, peccato! Chi l'avrebbe meritato il gol Cagnete? Mi avrebbe fatto esplodere il Via Mola di Santa Maria. È veramente un peccato. Intanto Cagnete è arrivato a 200 reti in stagione. Thomas Cagnete, quando è in serata, è veramente immarcabile. Giocatore veramente uno dei bello 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 a vedersi, quando si alza e tira è veramente un gran piacere. Qui l'attacco del Coversano, qui recuperano poi ancora il Coversano la palla, stanno parata e poi ripartire il Fondi Arena. Il tabacco 14-17, mini marciale di 2-0 per il Fondi, e il pubblico si scalda, e noi
seguiamo con emotività questa partita veramente bellissima. C'è stato solo un passaggio a vuoto di circa 7-8 minuti, ma per il resto la partita è stata sempre su ottimi livelli. Bravo l'HC, il Banco Popolare di Fondi, bravissimo il Conversano. Bellissima partita sulla la rete. Come una doccia gelata arriva il gol del Conversano, 18-14, ma che bella partita. Cagnete! Che determinazione! Che determinazione! Proprio nel primo tempo parlavamo di una frazione di secondo. Scusateci. Parlavamo di una frazione di secondo che può decidere un tiro da una palla persa, da una deviazione del portiere. Ed è quello che è accaduto qualche istante fa con il gol di Cagnete. Primo tiro parato, ripreso, rete. E ancora una palla persa dal Conversano. La panchina fondana scatenata, ma è proprio un clima qui a Viavola di Santa Maria che si sta surriscaldando. Rientra il capitano Stefano De Torre sul parquet. 18-15 Conversano, 19esimo minuto. Gran partita dalla piattaforma di Eleven Sport. Vi stiamo trasmettendo veramente una signora partita. Questa sera la palla a mano ha deciso di indossare l'abito elegante. Applausi per tutte e due, Fondi e Manversano. Qui fallo in attacco dei locali, riparte il Conversano. Mamma mia, 19-15. Gli arbitri continuano a voler essere protagonisti non richiesti, mettiamola così, ecco, protagonisti non richiesti di questa partita, andando a cercare delle pignolerie che probabilmente poi fanno anche scadere la tensione agonistica, ed è importante tenerla sempre ben tesa per poter poi sciorinare. Qui un errore di Arena e Coach De Santis potesse, c'è un fallo non ravvisato dagli arbitri, e ancora il gol del Conversano, 20-15. Tornano a più 5 i pugliesi, quasi 21esimi. Che bello, bello uno spot per la palla a mano, perché una squadra nettamente inferiore come il Fondi sta tenendo testa al Conversano, mantenendo il punteggio anche abbastanza basso. Ancora un 9 metri per il Fondi, 21esimo minuto, e anche un 2 minuti per il Conversano, quindi giocheranno con un uomo in meno i ragazzi di Coach Carafino. Cagnete, Amsa, 9 metri per il Fondi. Minuti e 23 secondi del secondo tempo, mancano 8 minuti e spiccioli alla fine della partita. Crediamo che insomma il successo del Conversano se non sia in testa forte, sicuramente ci stanno trovando la combinazione per aprirla, portare a casa una vittoria importantissima contro un avversario che ha comunque disputato una gran partita.
qui un palo per il quindi extra player per il Conversano a causa di due minuti. Bransk quando cominciano a muoversi per lo schema del Conversano, che bello, che bello, che bello questo gol. 21-15, aumenta il vantaggio del Conversano, però no, non ci stancheremo mai di dire che il Fondi per almeno 45 minuti si è giocato la partita alla pari col Conversano. Deluca oggi di polvere bagnate. Polvere bagnate, peccato, ma un po' sfiduciato, giustamente ogni volta che la palla per poter segnare la sbagli, va a perdere anche quella condizione psicologica per restare pronto alla prossima occasione. E per neanche il morale, ecco, mettiamola così proprio in maniera molto più chiara. Bransk Conversano, veramente una bella squadra, ancora un gol, 22-15 per il Conversano. Time out Fondi. Corsi De Santis si arrabbia con i suoi, li chiama all'ordine. Anche una partita piacevole questa, quella che stiamo raccontando questa sera dal Via Mola di Santa Maria. Gli arbitri attendono il momento per poter fischiare la fine del time out, è stato chiamato da coach De Santis. Ogni volta che il Fondi ha provato a rimettersi in partita. Il Conversano ha accelerato, poi ha deciso che era il momento di mettere la parola fine a questa partita e quindi ha chiuso i giochi per il Fondi. Adesso è notte fonda, scusateci il gioco di parole. 22-15 con Versano, massimo vantaggio della partita a P7 ormai. Il successo è in cassaforte, è stata aperta anche la combinazione, la cassaforte è stata aperta. Devono soltanto essere rinchiusi dentro i nuovi due punti per il Conversano. Uno stop onorevole questo del Fondi contro un ottimo Conversano, anche se parecchio impreciso, questo va segnalato. Forse all'inizio del secondo tempo molte le palle perse dai giocatori di Corso Tarafino. Hamza Cagni, ragazzi, è veramente difficile anche trovare poi gli aggettivi per un giocatore come Thomas Cagnete, un giocatore fantastico, ha una capacità di inventarti gol da posizioni inattese. Il gioco sull'ala no, rabbia, due minuti, quello che dicevamo prima, se vuoi andare ad essere protagonista poi rischi che vai, fai deragliare la partita. Marco De Meo arrabbiatissimo con il giudice, di col commissario. Devono trattenerlo,
devono trattenerlo, devono trattenerlo, e il pubblico è arrabbiatissimo. Certamente applauso del pubblico, raccolta fine delle nostre parole. Bellissimo questo gesto del pubblico di casa. Probabilmente i giocatori meriterebbero un applauso anche alla fine. Ancora un che si è aspettato il giocatore, viene chiamato il medico, la palla in faccia a Facundo. Dicevamo, i giocatori dei fondi meriterebbero di uscire dal parquet con gli applausi del pubblico, perché è stata veramente una partita che i giocatori di casa hanno saputo condurre almeno per circa 40 minuti buoni, alla pari con il Conversano, e questo sicuramente poi, come dicevamo, è un attestato di fiducia in vista di un trittico di partite fondamentale. Campus Italia in trasferta, Carpi in casa e poi la trasferta in quel di Siracusa contro il Cimini Acqua Calabro Siracusa, cercando di mantenere il a distacco dai siciliani, per provare poi ad avvicinarsi ad un punto. In una porta c'è il portiere Trani, però non riesce il suo intervento, rientra in panchina il portiere di casa. Fa esperienza anche in questo modo il portierino delle giovanili fondane, 25esimo minuto, 22-16 per il Conversano. Oh, qui Tagnetti aveva studiato bene il movimento, peccato perché poi la palla si è alzata, non è mai scesa, ma l'aveva presa anche male lui, quindi era anche impossibile riuscire a impensierire il portiere di Gian Domenico. 4 minuti scarsi alla fine della partita, ma veramente la partita bella. Oh, che bella giocata sull'ala! E para Facundo! Hamza Cagnete, giro palla fondi, ormai gioca il bench time, si direbbe nel basket, il tempo spazzatura. E perde una palla, però poi 9 metri per il fondi. Tre minuti rotti, buona questa palla sull'ala. Hanno perso fiducia i ragazzi degli Esanti, però andando a guardare il computo di tutti i 60 minuti, il bicchiere per Corsi De Santis è sicuramente mezzo pieno. La squadra ha reagito e molto bene al brutto stop di Imola contro il Romagna, e questo è già importante, vuol dire che ha saputo fare un ottimo lavoro dal punto di vista mentale coach De Santis, e nonostante la sconfitta di stasera sia comunque onorevole. Fondi che sarà sempre giocata alla pari contro queste squadre, anche contro il Fasano, perdendo veramente all'ultimo istante. Tanto c'è ancora un 7 metri per gli ospiti con il numero 17 Nelson. Rete, rete!
ancora più 7 per il Conversano. 2 minuti e mezzo alla fine della partita. Ora un problema forse con la palla, vediamo. Ok, si può ripartire quindi con i ragazzi Torsi De Santis che gestiscono probabilmente gli ultimi palloni della partita. Ancora un cambio palla, quindi i giocatori che vanno a prendere dimestichezza con De Giga, con il nuovo pallone che viene utilizzato per questi ultimi minuti di gara. Buono il passaggio sull'ala per Mistei. Taglia in attacco fondi, 2 minuti ormai alla fine della partita, buono sull'attacco, però poi Conversano quando ha deciso di cominciare a giocare sono anche terminate le palle perse che si sono trasformate in gol. Do Conversano applausi, gran squadra veramente, gran squadra. Probabilmente insieme al Sassari e il Bressanone della prima giornata le migliori viste finora qui sul parquet del Via Mola di Santa Maria. Sassari nel mese di dicembre, partita dei sardi di sostanza, questa del Conversano è stata una vittoria di potenza. Quando hanno deciso di smettere di giocare, hanno cominciato a martellare, ecco come stanno facendo adesso, andando sul più 9, 25 a 16. Dicevamo, quando hanno deciso di smettere di giochicchiare, hanno cominciato ad alzare i livelli e lì poi si è notata tutta la differenza tra il Conversano, che è la seconda squadra più titolata d'Italia dopo la Pallamano Trieste, che ormai non c'è più, e l'HC Banca Popolare di Fondi, che è un club sicuramente blasonato, avendo fatto anch'esso la storia specie negli anni 80 della pallamano maschile. Ripetiamo, Fondi non ha nulla da ecco, ancora una volta 25-17 Conversano, è ancora un gol del Conversano, 26-17. Diciamo Fondi che negli anni 80 ha scritto pagine importanti di questo sport. Adesso ovviamente le cose sono cambiate. È finita in questo momento la partita. Il Conversano vince per 27-17. Quindi 27-18, perché il punteggio dice 18, quindi noi confermiamo 27-18 Conversano. Fondi che esce sconfitto ma a testa alta, almeno ottimi 45 minuti di gioco per i ragazzi di Torsi De Santis. Poi il Conversano, come dicevamo, ha smesso di giochicchiare, ha cominciato a giocare e non c'è stato più per nessuno. Da parte nostra vediamo appuntamento al prossimo incontro interno dell'HC Banco Popolare di Fondi contro il Carpi, e anche quello sarà un incontro fondamentale per i ragazzi di Torsi De Santis, ma avremo tempo e modo per parlarne. Alla prossima!